Maria Vittoria, che cosa succederà il 22 maggio? Sarò ordinata sacerdote nella chiesa anglicana di All Saints a Roma alle ore 11 di mattina in via del Babuino 153. Senti, che cosa vuol dire questo per te? Per me vuol dire personalmente realizzare la vocazione a cui sono stata chiamata da sempre. Per le chiese cattoliche, soprattutto per quelle chiese che non consentono il ministero alle donne, significa porre un seme di speranza. Senti, come nasce la tua vocazione, sin da piccola, e come si è evoluta? La mia vocazione nasce, o meglio, è stata scoperta da me, perché io credo che Dio, quando ci crea, ha già un progetto su di noi, mette nel DNA quello che vuole che noi siamo. È stata sin da piccola, l'ho scoperta, chiaramente prima nel gioco, in una fase ludica, ero piccolissima quando ancora giocavo a dire messa servendomi dei biscottini rotondi come se fossero ostie, li spezzavo, facevo l'elevazione e dicevo le preghiere consacratorie imponendo le manine, e questa era una cosa dolcissima, anche di grande intimità col Signore. Forse nessuno sa in realtà com'è la tua vita quotidiana, ma tu sei sposata, pensi anche di avere dei bambini, fai un lavoro normale, com'è? Io sono felicemente sposata con Andrea, mio marito è un ingegnere, non è sacerdote o vescovo, lo dico subito, a scanso di equivoci. E sono insegnante perché noi lavoriamo, ci manteniamo col nostro lavoro, non abbiamo alcun mantenimento ecclesiastico o stipendio, e poi la mia giornata si divide come quella un po' di tutte le donne normali, da una parte, perché comunque la spesa, la casa, il marito, quei pochi amici che ormai frequentiamo, e poi buona parte del tempo la parrocchia con le visite agli ammalati, e il catechismo per i bambini, le catechesi, e la preparazione delle liturgie, poi le liturgie vere e proprie. Prima raccontavi che in Inghilterra il modo di vivere il sacerdozio si esprime anche attraverso l'abbigliamento, quindi ci sono colori e forme più femminili. In Italia, secondo te, potrebbe essere utile? Tu senti la mancanza di un po' di femminilità ogni tanto? Guardi, io non faccio appello alle case di moda, perché significherebbe mandarle in rovina, no? O mandare in rovina me e mio marito, perché siamo due presbitere in Italia. E allora manca, non credo, sa perché? Perché quegli abiti che sono ecclesiastici, che sono pensati per donna, per le donne, in Italia non rimanderebbero immediatamente al sacerdozio o al ministero, perché è un universo simbolico che in un paese cattolico romano non si conosce. Se questo clergy fosse su una camicia rosa, la gente penserebbe che sono il cameriere del bar o qualcos'altro, non rimanderebbe. Allora è meglio continuare a usare questi simboli, magari stringendo di più il cingolo, se si vogliono valorizzare i fianchi. Ma se tu appartieni alla Chiesa veterocattolica, secondo te per la Chiesa cattolica romana quello che sta accadendo a te sarà possibile? Sì, decisamente sì, accadrà nel futuro. Lo Spirito Santo guiderà tutte le chiese e lo Spirito si farà sentire anche nella Chiesa Cattolica Romana, e si fa sentire già dall'accoglienza che trovo negli ambienti cattolici romani e soprattutto di base. La gente non mi chiede più perché voi avete le donne prete, ma chiede: ma perché noi no? E allora, quando c'è l'impatto visivo concreto, basta, le teorie non servono più. Se fosse possibile, ti piacerebbe diventare Papa? noi non abbiamo il Papa. Noi attribuiamo al Papa un primato d'onore, per cui non posso rispondere a una domanda di questo tipo.